Maria Eva Ibarburen Duarte nacque nel villaggio di Los Toldos il 7 maggio 1919. A soli 15 anni si trasferì a Buenos Aires per iniziare la carriera di attrice. Sopportando mille delusioni, lottando spietatamente contro la concorrenza e l'invidia delle attricette e riviste e la prepotenza di impresari privi di scrupoli, riuscì infine a partecipare a un film e ad ottenere la parte principale in un radiodramma che le diede la notorietà, specie fra il pubblico femminile. Il 22 gennaio 1944, ad un evento di beneficenza per i terremotati di San Juan, Eva ebbe l'occasione di conoscere il colonnello Juan Perón, che sposò nel 1945. Un anno dopo, Perón, candidatosi alle elezioni politiche, fu eletto presidente dell'Argentina. Il presidente Perón delegò alla moglie molti compiti, tra cui quelli relativi ai diritti dei lavoratori, e ben presto fu nota con il suo vezzeggiativo, Evita. Nadie sino el pueblo me llama Evita. Quando elegí ser Evita, sé que elegí el camino del popolo. Nessuno se non il popolo mi chiama Evita. Quando scelsi di essere Evita, so che scelsi la strada del popolo. Evita diede vita al Partito Peronista Femminile, finalizzato al riconoscimento dell'uguaglianza tra donne e uomini riguardo ai diritti civili e ai diritti politici. Si dedicò con passione ad aiutare gli strati più bisognosi del popolo, i descamisados, così li chiamava. Condusse con successo la battaglia per il voto alle donne e nel 1948 diede vita alla Fondazione Eva Perón, che rimase attiva sino al 1955. L'attività della fondazione iniziò con l'organizzazione di feste per le ragazze madri e viaggi in tutto il paese, dove Evita distribuiva pacchi di aiuti nei ghetti. Il 1 maggio 1952, sorretta dal marito alle sue spalle, gravemente ammalata, Evita tenne il suo ultimo discorso pubblico dal balcone della Casa Rosada. Il 7 maggio, giorno del 33° compleanno, Juan Domingo Perón la nominò leader spirituale della nazione argentina. La morte giunse infine il 26 luglio, ponendo fine alle sue sofferenze. Fino alla caduta di Perón nel 1955, i notiziari radiofonici della sera si interromperanno ricordando: sono le 20 e 25 minuti, l'ora in cui Eva Perón è passata all'immortalità. Dal testamento di Eva Perón. Infine, chiedo che tutti sappiano che se ho commesso errori, li ho commessi per amore, e spero che Dio, che ha visto sempre nel mio cuore, mi giudichi non per i miei errori, né per i miei difetti, né per le mie colpe che furono molte, ma per l'amore che consuma la mia vita. Le mie ultime parole sono le stesse del principio. Voglio vivere eternamente con Perón e con il mio popolo. Dio mi perdonerà se preferisco restare con loro, perché anche lui sta con gli umili. A todas las mujeres argentinas, a las madres y a las abuelitas de Plaza de Mayo, nunca más. A tutte le donne argentine, alle madri e alle nonnine di Plaza de Mayo, mai più.